Siamo con la professoressa Aquilini, che è una docente di chimica di un istituto superiore e ha partecipato stamattina alla convention sul curriculum e la trasversalità. E ascoltiamo ora la sua esperienza, insomma. Sì, dovevo parlare appunto di un'esperienza che ho fatto all'Istituto Tecnico Industriale di Pontedera. E solo che sono stata un po' così, sono rimasta un pochino male perché i tempi erano veramente ristretti e soprattutto diciamo, nei limiti di questi tempi le cose sono state organizzate un pochino male perché alla fine io ero ultima e ho avuto 5 minuti di tempo, poi chi faceva il discussant in realtà ha fatto delle conferenze e quindi insomma credo che ci volesse un po' più anche di rispetto nei nostri confronti, ecco, nel senso che tutto sommato presentare una cosa, un convegno di questo genere è impegnativo, richiede lavoro, bisogna pensarci tanto e quindi secondo me ci vuole insomma un po' di tempo anche per poterlo esporre, ecco. Vuole raccontarci comunque, adesso abbiamo l'occasione, quindi magari non ha tutto il tempo che avrebbe avuto a disposizione, però magari insomma quella che è stata l'esperienza significativa insomma di quello che voleva raccontarci. Questo percorso sulla teoria atomistica di Dalton arriva alla fine del biennio della scuola media superiore e in cui lentamente diciamo, si passa dagli aspetti fenomenologici e qualitativi agli aspetti quantitativi rappresentati poi dalle leggi della chimica, nel caso mio, della chimica classica. E quindi nel biennio si costruiscono con i ragazzi aspetti che riguardano anche la scuola media e la scuola primaria, cioè della scuola di base, e diciamo tra la fine della prima e la seconda questi aspetti più della chimica adulta, diciamo così. E nella teoria atomistica di Dalton si passa dalle misure quantitative delle composizioni delle sostanze al peso atomico e attraverso dei semplici passaggi matematici ma che comportano diciamo, un'elaborazione di pensiero che è molto che parte essenzialmente da Lavoisier, ecco, per gli aspetti quantitativi, perché con Lavoisier è il peso la parte essenziale, quello che fa cambiare l'alchimia a chimica, cioè è questo aspetto qui, e con Dalton invece questo peso va a caratterizzare il mondo microscopico e quindi dagli aspetti delle composizioni, cioè dalle composizioni delle sostanze si risale in pratica attraverso dei calcoli al peso atomico. Con la legge che progetto avete? Dunque, questo è un progetto che è un progetto, insomma, io insegno da molti anni chimica all'Istituto Tecnico, come dicevo, e lavoro nel gruppo di ricerca e sperimentazione didattica del CD di Firenze. Quindi è un progetto che riguarda l'insegnamento della chimica utilizzando la storia della chimica e abbiamo costruito insomma insieme a Carlo Fiorentini, che è appunto il principale deus ex machina di tutta la faccenda, dei percorsi didattici in questo senso che utilizzano la storia della chimica e in qualche modo permettono ai ragazzi di passare dalle conoscenze prescientifiche a quelle scientifiche in maniera molto graduale. Ora, la storia della scienza però ecco intesa come passaggi essenziali, non è che sennò diventerebbe un altro specialismo, insomma. Quindi è un lavoro diciamo, che facciamo da tantissimi anni, io sono nel CD ormai da 18 anni mi sembra e che lavoro con Carlo Fiorentini e quando presento queste cose che riguardano la storia della chimica solitamente c'è diffidenza, ma non, cioè, da parte degli insegnanti, perché
Praticamente il modo che abbiamo noi di imparare le cose all'università è totalmente differente e quindi insegnare in questo modo vuol dire rimettersi in gioco completamente. Però io assicuro a chi mi ascolta, assicuro a lei che per i ragazzi è veramente tutta un'altra cosa. Ecco. Racconti un po' dei risultati, cioè qual è la differenza nota tra una didattica diciamo un po' più tradizionale e invece un tipo di didattica come quella che lei ci sta raccontando? Tanto per cominciare è molto più inclusiva, nel senso che i ragazzi sono più coinvolti, c'è un aspetto narrativo che li prende tanto. Non è che diciamo, questo metodo porti a risultati assolutamente positivi, nel senso che su 20 ragazzi non è che 20, però si elevano tanto, cioè tre quarti della classe segue e segue bene. E poi c'è questo discorso della narrazione che è veramente coinvolgente per i ragazzi e anche facile da recuperare, cioè un conto, come posso dire, recuperare un esercizio che uno non ha saputo fare meccanicamente, e un conto è riprendere tutto il filo, che da una parte è più complicato, ma dall'altra parte è più coinvolgente, non so come spiegare. Per esempio, quest'anno che invece non sono più all'istituto tecnico, ma sono all'istituto d'arte, io mi sono resa conto che di questo, e quindi ho il triennio, questa è una cosa fondamentale, perché mi sono resa conto che se non riprendo queste cose con questa narrazione, utilizzando la storia della scienza, non costruisco niente neanche sul triennio. E quindi ora, per esempio, in quarta ho pittura, architettura, ragazzi, pittura, architettura, sto facendo alcune parti che riguardano proprio l'utilizzo della storia della scienza e arriverò appunto a Dalton prima di partire anche con la chimica moderna e prima o poi bisogna arrivarci, insomma. Bene, un'ultima domanda. Le nuove tecnologie all'interno del suo progetto che importanza hanno, se ne hanno, se magari, visto che è un progetto che sta portando avanti da diversi anni, ci sono stati ovviamente dei cambiamenti, se hanno una ripercussione oppure no? Dunque, io ho utilizzato internet, insomma, oppure dei video o cose di questo tipo per esperienze non ripetibili. Per esempio, quella di Torricelli con il mercurio non si può utilizzare nella scuola e quindi quelli lì. Poi ho chiesto ai ragazzi di cercare notizie anche di tipo storico, insomma, sul web, insomma, e poi l'ho utilizzato per i PowerPoint, insomma, che li faccio vedere io. L'utilizzo per la posta elettronica perché, per esempio, nella scuola in cui sono adesso gli devo mandare questi percorsi per posta elettronica e quindi si crea con Facebook perché loro hanno fatto un gruppo della scuola, della classe, no? Ogni classe ha il suo gruppo e lì ci metto i documenti. E devo dire che questo rapporto anche tramite internet, tramite la posta elettronica, rende più gradevole anche il rapporto con loro. Insomma, io ecco, ho sempre avuto la convinzione che il rapporto docente-discente debba passare soprattutto attraverso la disciplina, nel senso che noi dobbiamo pensare a argomenti che sono motivanti e coinvolgenti e affettivamente validi, non so se mi spiego. Però esiste anche un volersi bene in altro modo, diciamo così, che è legato anche a questi aspetti. E poi loro con la posta elettronica o con Facebook mi raccontano anche tante cose che in classe non Certo. mi racconterebbero. Certo. Va bene, grazie mille. Sì. Grazie a lei.